Jukebox. Dopo un anno di assenza causa Covid, quest'anno la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, è tornata a svolgersi regolarmente. Nella Fiera di Milano, Abruzzo presente con un padiglione di circa 300 metri quadri, dove potersi informare a tutto tondo sulla nostra regione, dal mare alla montagna, dal cibo alle infrastrutture. Una 3 giorni per attirare visitatori, ma anche investitori. L'Abruzzo torna alla BIT in maniera importante, con 300 metri di padiglione. Lo scopo è quello di fare una vetrina dell'Abruzzo, di tutto ciò che l'Abruzzo può mostrare per fare felice un turista. Diciamo che il core business del nostro turismo rimane ancora legato al turismo legato al mare. Diciamo che 6 turisti su 8 che vengono in Abruzzo ancora lo fanno per le nostre splendide spiagge, per i nostri 130 km di costa che vanno, diciamo, dalla costa sabbiosa organizzata per le famiglie con bambini del nord della regione fino a quello che oggi è un nuovo brand in esplosione, che è quello della costa dei Trabocchi. A questo sicuramente l'Abruzzo unisce milioni di possibilità di fare turismo attivo, turismo esperienziale. Il turismo negli ultimi anni è cambiato, il turista quando va in vacanza non vuole solo vedere ma soprattutto vuole fare, e l'Abruzzo dà un ventaglio di possibilità incredibili. L'Abruzzo ha la possibilità di far fare ai turisti che scelgono la nostra regione il turismo attivo legato alla bicicletta, legato ai cammini, legato alla cultura, legato ai nostri borghi, legato alla nostra gastronomia, enogastronomia, legato alle nostre eccellenze. Quindi l'Abruzzo ha tutto quello, tutto quello che vuole per far felice un turista. Per la nostra regione il turismo può diventare un volano, in quanto nei decenni passati probabilmente la nostra regione turisticamente era poco nota. Però questa, essendo stati poco nota, non abbiamo avuto la massa. Oggi siamo avvantaggiati perché abbiamo la possibilità di un turismo di qualità, di eccellenza. Abbiamo gli ambienti più belli d'Italia, la nostra costa, 130 km di costa, le nostre montagne che sono le più belle dell'Appennino, una cucina invidiabile, per cui sono certo che chi viene una volta in Abruzzo tornerà. Come ogni anno quando si va in BIT si cercano nuovi clienti, cerchiamo un po' di captare i cosiddetti flussi turistici. Per cui ecco, anche a livello di nostro investimento, è stato un investimento importante proprio fatto in sinergia sia con la regione sia con l'altra Camera di Commercio che di Pescara, proprio per essere qui, per avere una presenza importante in fiera. Il turismo ovviamente rappresenta è un punto importante dello sviluppo della nostra regione. Ovviamente l'industria sarà sempre trainante, però anche il PIL che riusciamo a sviluppare grazie al turismo ovviamente è importante, e dobbiamo fare in modo che prendiamo e lo gestiamo in maniera molto professionale, molto per l'appunto come se fosse un'industria quella del turismo. Ospite del padiglione Abruzzo anche il ministro per il turismo Massimo Garavaglia, intervistato per l'occasione dall'assessore regionale Damario. Siamo al lavoro per una rivoluzione digitale nel mondo del turismo, ha detto il titolare del Dicastero. Il turismo italiano ha enormi potenzialità, vale circa il 13% del PIL prima della crisi, ma ha ampi spazi di miglioramento. Possiamo arrivare al 20% con tanta organizzazione, facendo come paesi che oggi sono più organizzati di noi. Bisogna essere onesti in questo, ci sono paesi che sanno vendere meglio un prodotto che spesso, anzi di fatto, è inferiore al nostro. Il punto chiave è la rivoluzione digitale, non è un caso che siamo partiti da lì, abbiamo investito per primo le risorse sul nuovo hub digitale, sul nuovo portale digitale, che in sostanza è una cornice unica, un linguaggio unico,
che però richiede un lavoro collettivo. Infatti proprio con le regioni lavoriamo, con gli operatori lavoriamo, perché tutti insieme adesso dobbiamo riempirlo di contenuti. Tanti gli ospiti illustri presenti per promuovere l'Abruzzo, dallo chef stellato Nico Romito al comico Maccio Capatonda, dall'ex campione di pallanuoto e manager del Manchester City Emanuele Stiarte e il presidente della FIGC Gabriele Gravina, collegati telematicamente all'olimpionica Gaia Sabatini. L'Abruzzo è una regione che dal punto di vista dell'agroalimentare sta crescendo tantissimo, sia dal punto di vista della ristorazione, dal punto di vista della filiera produttiva agroalimentare, dal punto di vista del il settore vitivinicolo. Negli ultimi anni sta avendo dei risultati nazionali e internazionali incredibili, come qualità, come peculiarità, identità. La forza dell'Abruzzo è l'identità, questo è un tema che secondo me è fondamentale. Cioè, noi abbiamo una regione che è piccola, che ha un'identità specifica, e l'identità oggi è sicuramente motivo di attrazione sia dal punto di vista turistico, ma sia dal punto di vista anche di persone che vogliono venire in Abruzzo a investire su modelli di ristorazione, a comprare aziende agricole per migliorare anche la qualità della vita personale, perché l'Abruzzo dà la possibilità anche di lavorare ma vivere anche in maniera qualitativamente ottima, grazie a un microclima, a un territorio e a un ecosistema veramente interessante e unico. E la pandemia ha messo sempre più in evidenza e ha valorizzato i nostri territori. Sono super legata a questa terra, sono felicissima di essere qui oggi e ringrazio tantissimo appunto di avermi chiamata come, diciamo, ambasciatrice, perché per me è solo un grande piacere e un onore. Che cosa ti manca di più della Abruzzo? Il cibo. No, a parte gli scherzi, il cibo, le persone, comunque l'affetto che ti danno, secondo me, le persone abruzzesi, magari sono anche di parte, ok, però non lo so, è particolare. Poi ovviamente la mia famiglia, ma soprattutto i paesaggi più di tutto, perché montagne, colline, verde, natura, a me tutte queste cose mi mancano tantissimo. Se c'è una cosa che ti manca dell'Abruzzo, qual è? La montagna sicuramente, l'ho pensato prima, cioè Milano è poco piena di montagne e quindi ho la necessità di avere delle escrescenze molto alte che nella pianura padana non ci sono, e poi penso che la montagna sia la parte più selvaggia dell'Abruzzo e quindi che mi lega tra l'altro ai miei genitori e alle camminate micidiali che mi facevano fare da bambino sulla Maiella, sul Gran Sasso. Quindi è la parte più radicata in me, sicuramente la montagna, anche gli odori, no, della montagna abruzzese, cioè mi mancano, dove sono qua? Ci sono escrescenze montuose, increspature. Ma questa felpa che ti hanno regalato? Questa felpa c'è un unico problema, che è scritto con una sola B, Abruzzo, e questo è l'unico errore, perché l'Abruzzo non può essere con una B, cioè sennò sarebbe l'Abruzzo, qui, dai, vieni in Abruzzo, dai. Affluenza notevole di pubblico, finalmente in presenza, non solo addetti ai lavori, ma anche tanti visitatori che hanno girato tra gli stand scegliendo la meta delle prossime vacanze estive. Conosci l'Abruzzo, ci sei mai stato? Sì, qualche volta, ma non lo conosco, sono stato al mare. Al mare tipo dove? Alba Adriatica, Tortoreto, ah, ok, capito. Sì. E com'è andata, ti è piaciuto? Sì, ero piccolino, quindi non mi ricordo tantissimo, però sì. Allora mi sa che ci devi tornare. Ci tornerò sicuramente. Lei di dov'è? Sono siciliana. E l'Abruzzo lo conosce? C'è mai stata? Sì, sono stata a sciare. Beh, per una siciliana a sciare. No, perché ho sposato un trentino, quindi ho imparato anche a sciare. Quindi vi siete incontrati a metà strada in Abruzzo? Sì, a metà strada, senz'altro. Si è trovata bene e ci tornerà? Molto, molto bene. È molto, molto bella. La natura è rispettata. Io ho moltissimo i viaggi naturalistici. Sono la mia passione. Hai preso diverse brochure dell'Abruzzo. Ci sei mai stato? No, non ci sono mai stato. E vorresti venirci? Sì, in bici. In bici? Sì. Quindi costa dei trabocchi magari? Magari, sì. Dove c'è tutta la ciclabile. Certo. Vabbè, ti attendiamo allora. Grazie. E conoscete l'Abruzzo? Ci siete mai stati? Sì, infatti stavamo appunto guardando dove siamo stati noi e dove ci manca. E dove siete stati? A Monte Silvano. Monte Silvano, e poi naturalmente abbiamo girato un po', eh? Siamo stati in diversi posti, all'interno, sulla costa, Pescara, e stavamo guardando... Cosa ci manca?
i luoghi che ci mancano da visitare, in maniera da prendere la documentazione specifica. Normalmente me ne occupo io. È la mia passione, quindi mi seguo tranquillamente, perché tanto so che si va bene, mangiare bene, si vedono tante cose, quindi mi adeguo. E l'Abruzzo vi mette d'accordo? Sì, siamo stati d'accordo quando l'abbiamo scelto. Bellissimo. Siamo stati veramente veramente bene, veramente. Grazie. E ci ritorneremo di sicuro. Se dovessimo convincere un turista a venire in Abruzzo, dovremmo dirgli: vieni ad annusare. Vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni! Oh, ok, se ci sei. Infobox. Infobox. Infobox.